scopo di questo laboratorio è realizzare un paio di pantofole in feltro partendo da lana naturale lavata e cardata. Volendola si può elaborare rifinendola appunto festone con lana o cotone grosso, corda. Sempre volendo, quando sono asciutte si può aggiungere sotto il lattice, si può acquistare in grossi barattoli oppure in tubetto, è quello che si usa per gli antiscivolo, e si fanno delle piccole bolle sotto per renderlo appunto antiscivolo. Per questa ciabatta standard queste sono la quantità di lana che serve per ogni pantofola. Allora c'ho 90, abbiamo detto, no? 90, boh. Diviso 2, 45. Perché andiamo a fare il sotto e il sopra di una pantofola. Ho capito. Tienile separate però, eh. Un 30% in più. Allora. Una robetta così, senza fare la curva del piede. Prendete proprio la lana tipo a striscia così, così la potete impugnare meglio, e ciuffetti uguali, sovrapposti, coprite, si va a coprire proprio l'intera forma. Fatto il primo strato a ciuffetti, se erano verticali si fanno orizzontali. Secondo strato, sempre ciuffetti piccoli, non devono rimanere buchi. Finito uno strato, si continua finché è finito metà della quantità misurata. Allora, acqua bella calda, bella saponata. Non volevo rovinare. Si massaggia bene. Bolle, le bolle devono essere rivolte verso il lavoro, eh. Controllate che magari le bolle verso il lavoro. Sì, in su praticamente, perché fanno proprio il lavoro del massaggio. Ok. Se qualcuno mangia acqua, vado con le mani. No. Tanta eccedenza, allora prendi. Ah, e metto sopra. Metti un pochino sopra. Non lavoratele troppo adesso, cioè giratele e... Ah, ok. Dobbiamo continuare a bagnarla però. Si bagna un pochino il bordo. Bagnate i bordi. Qua devo fare il modo da... Sì. Così poi facciamo l'altra parte con l'altra lana. Bella insaponata, bella bagnata la lana, tutto insaponata bene che aderisca al pluribol, basta. E dopo averla fissata si ricomincia anche su questo lato, quei pezzettini, sempre uno strato e poi orizzontale, uno verticale, alternando finché sia finita anche la seconda porzione. Fai bene i bordi e non lasciare questi sporgenze. Bagna. Poi continuo a fare i bordi o lascio così, oppure di rovinarla continuo a toccare.
Ok. Continuo o... Adesso vengo a vedere. Deve essere bella infeltruita. Com'è? 20 volte per lato, la girate, altre 20 e se necessita si gira di nuovo. No, ma dopo il bello è quando poi indossi le tue pantofole fatte da te, non a prezzo, eh. Metta in calza, poco. Andremo a dire tutti con le ciabatte. No? Però, se hai le mani insaponate ti consiglio di asciugarle perché sennò il plurivo va un po'. Ok, non arrivate fino in fondo effettivamente, comunque l'importante è che venga massaggiata più o meno, dai. Ok. E fai questo discorso qua. No. Deve aderire bene alla dima che c'è dentro, perché adesso poi andiamo a tagliarle. Lo so, però se adesso la tua pantofola, notizziamo, è 34 centimetri, la prossima pantofola deve essere 34 centimetri, non 35, certo. Perché se vai a tagliare in maniera diversa, poi ti accorgi, insomma, piccato. Trovate il centro. 34, esempio questa della signora è 34, 17. Siamo a 17. Con le forbicine fate un segno, ok? Dopodiché trovate la metà, in questo caso è 20, in questo caso è 10, allora quindi fate un segno così, non però troppo, cioè giusto che poi lo vediate. Da qua facciamo che a 7 centimetri segniamo. Stai videando. 7 centimetri. Qua siamo a 18, quindi 9 è il centro. Troviamo il centro anche qua. 7 è una misura fissa, i centimetri. 7 è una misura che può andare, nel senso che per l'altezza. L'altezza. Dopo tagliate, però attenzione, perché non dovete andare a tagliare sotto. E qui la metà. Quella è la metà. Ok. Proprio yeah. Dopodiché, una volta tagliate, si inizia a sagomare. Intanto così. Una roba proprio... Vai dentro con la manina perché dentro senti se ci sono dei sì, oppure delle saldature, se la lana si è saldata insieme e non va bene, ma qua non ne abbiamo, è perfetto. Tutto perfetto. Prendi l'asciugamano che ti sei portata da casa, ok, lo metti sotto, adesso viene il lavoro, quello vero. Cioè, quello più di forza. Questo, il primo era il più brillante, questo quello ci vuole un po' più di forza. Allora, adesso con più brillante inizia a lavorare. Ti tieni magari qua se sei comoda oppure... Calcolo, fai 30 rullate per ogni lato. Poi okay. ti fermi ogni tanto, metti la mano dentro in modo che la lana non si salga insieme e lavori. Quindi fai intanto poi i 4 giri. Ti do una adesso. La metà e la metà. No, ma adesso vai avanti qua, cioè a casa devi portare che ce l'hai quasi praticamente finita. Prendi perché devi piede, se io la voglio fare a casa. Allora devi infeltrire, quindi devi maltrattarla. Sono contenta perché ti è venuta veramente bene. Mm. Non so perché era un po'.
energicamente, vedi che tutta questa cosa qua si infiltrisce. Poi la sistemi, poi puoi fare anche con le mani, si infiltrisce tanto. Ah. A meno che non le trovi a qualche mercatino dei gaudenti. Ah, ho capito. Ma in alternativa non ci vuole proprio la fonte. Togli perché è ancora un po' larga, adesso puoi anche fare così, guarda. E dai, strucca. Così. Intanto la lana, intanto lei infeltrisce su tutti e quattro i lati, dopo di nuovo l'esperimento perché fa un po' quello che fa anche il... Come si fa? Fammi vedere bene il guanto com'è, mostra. Vai, vai. Questa è vedere un'altra tecnica. Bolle, bolle, ok. E il sapone. Poi picchia, picchia forte. Girala bene così poi vedo adesso perché le fatte le bellissima per completare la mia pantofola preparo l'acqua calda saponata e uso direttamente il piede come forma bagno e insapono la pantofola per farla aderire al mio piede. Lo scopo è quello di infeltrirla sempre più così da restringersi e prendere la forma del piede. Avendo la forma in legno questo lavoro si può fare anche sulla forma, non avendola appunto si fa direttamente sul piede. Fascia bene, perciò si ricomincia il lavoro di arrollatura. Quando si è soddisfatti del lavoro, ultima controllata che sia giusta,
che veste proprio esatta, perciò la immergo nell'acqua fredda con aceto. Adesso posso semplicemente lasciarla asciugare così, oppure inserire qualche foglio di giornale per assorbire la prima parte d'acqua e dopo solo la pazienza. La mia prima pantofola è pronta. Grazie Lorena e grazie Ecomuseo della Valle dei Laghi.